Salve a tutti e bentornati all'angolo del gameplay con Zero dei Crazy Gamer, Crash New Insanity, bla bla, Trilogy, vabbè, non so pronunciarlo. Cos'è successo secondo voi? Perché sto facendo l'introduzione di fretta? Secondo voi, date un parere. Mentre stavo registrando, ed ero andato parecchio avanti, mi si blocca il gioco. Perdo la registrazione. Perdo tutti i progressi fatti e devo ricominciare da qui. Quindi adesso questa è la seconda registrazione che faccio dello stesso livello, degli stessi. Ho fatto quattro livelli, compreso il boss. E adesso mi tocca rifarli. Perché Crash si è bloccato, mi ha perso la registrazione, quindi ho dovuto buttare tutto e adesso lo devo rifare. Che bella la vita, vero? Ma non importa, noi sorridiamo e ricominciamo il livello, anzi i livelli. Quindi scusatemi se mi vedrete un po' addolorato in questo video, però mi sta un po' sul cazzo che sta cosa. Mi si è bloccato il gioco e mi ha perso la registrazione. E quindi io ho perduto interi minuti preziosi della mia vita, così a caso. Completamente a caso, perché non mi ha salvato neanche i progressi. Allora, il bonus, scusate, ma neanche lo faccio perché tanto, per quel che vale, questo livello non lo possiamo completare. Non lo possiamo completare, come potete vedere, perché ci manca una gemma speciale. Lo ricompleteremo in seguito, non preoccupate, ritorneremo indietro nel tempo e lo recupereremo. Sì, ho mancato tante casse. Ci cadono tutte addosso. Shame on me, shame. 25 casse mancate e non potevamo recuperarle in alcun modo. Adesso dovrebbe esserci il primo boss del gioco. Sì, papu papu, papu papu, stavo dicendo. Ciupa ciupa. Papu papu. Papu papu è molto semplice da battere in realtà. Basta incastrarlo in un loop temporale fisico antisonante. I corpi al corpo di papu papu non fanno effetto. Ok, va bene. Vedete che bello. Papu papu, guardate che pancia che c'ha. Non è un bell'uomo, non vi sposereste con lui? Donne? Allora, è molto semplice battere Papu Papu. Lui si bloccherà in questa animazione, noi gli salteremo in testa e così lo batteremo molto semplicemente. Tac. In realtà il gioco prevede che lui si stanchi a girare con. Anzi, vi faccio vedere cosa fa. Allora, in pratica lui usa il martello e poi gira, vedete? Il gioco prevede che noi facciamo questo e poi lui a un certo punto si stancherà e lo rifarà. Ecco, vedete? Io ho accelerato un po', vi ho fatto vedere un leggerissimo bug per batterlo velocemente. Babu Babu Babu, è talmente grasso che sta sulla sua faccia. Ok, adesso che abbiamo fatto Babu Babu, possiamo utilizzare una nostra conoscenza del futuro, la sorellina di Crash, il Coco. Da questo momento in poi potremo utilizzarla per i nostri viaggi, quindi farò vedere un livello con lei. Utilizziamo poco. Una decina di minuti penso che possa bastare su Crash. No, in realtà no, sta scherzando. Vi farò quanto basta. Allora, questo livello non si può completare perché non abbiamo la gemma speciale, quindi noi procederemo velocemente, raccogliendo le mele che ci servono. Ah, testa di brio. La testa di brio ci servirà per sbloccare un livello bonus. Il livello bonus è essenzialmente uguale a quello della fidanzata di Crash, quello che otteniamo quando raccogliamo la sua effigie. Allora, oppla! Attenzione! Facciamo saltare le TNT! Ah, io mi sono accorto adesso che il volume del televisore era abbastanza alto. Spero che non si sia sentito troppo. Nel caso rimediato, quindi non preoccupatevi. Allora, mannaggia a me però. Allora, saltiamo qua e tra l'albero là. Tac. Io le raccolgo, ma in realtà non ci servono perché noi non possiamo completarlo questo livello attualmente. Ci servirà una gemma speciale che otterremo più avanti, quindi cercherò di farlo alla veloce. Vi farò vedere dove sono tutte le casse, così nel caso qualcuno di voi sia già avanti potrà farlo. Qua c'è il livello bonus che non farò perché tanto
il livello è praticamente finito, ma come potete vedere non possiamo completarlo. Qua c'è il livello bonus di Brio, che è essenzialmente uguale all'altro, semplicemente sarà un pochettino un po' più difficile, ma non di tanto, ok, livello completato, abbiamo saltato parecchie casse, ma non importa. Povera Coco, è stata schiacciata da un sacco di casse, non pensate male. E poverina, capita. Ok, siamo a livello Og Wild. Indovinate che cosa vuol dire Og e cosa vuol dire Wild? Og è cinghiale, essenzialmente. E Wild, selvaggio. Quindi, secondo voi, che cosa cavalcheremo in questo livello? Un cinghiale selvaggio, esatto, bravi a chi ha indovinato, siete molto scaltri, molto furbi, bravi, bravi, bravi. Questo è il mio pubblico. Ok, siamo partiti alla velocità della luce, salta, salta, opla. Io spero solamente che nel primo episodio non si senta troppo il rimbombo del televisore, perché mi sono accorto dopo di averlo fatto. Scusatemi se nel primo episodio si è sentito male. Da adesso rivediamo, da adesso è tutto. Un errore da principiante che non facevo da te. Ok, saltiamo sul tamburo. In questo livello non servono gemme speciali, come potete ben intuire. Quindi possiamo raccogliere tutte le casse senza farci troppi scrupoli. Perfetto, tac, sinistra. Prendiamo tutte le casse, tac, tac, tac. Perfetto. Questi livelli tra l'altro verranno ripresi anche nei successivi crash, ci saranno dei livelli di corsa come questi, in particolare nel secondo cavalcheremo il buon Polar. E perché sono morto? Non ho saltato bene il cinghiale arrosto. Pensate cosa deve provare il cinghiale che stiamo cavalcando mentre corriamo in mezzo a un gruppo di nativi americani, perché chiamarli indiani è sbagliato, sono nativi americani, azzecchi, cosa so. Quindi pensate cosa pensa il cinghiale mentre passiamo sotto i suoi simili che sono stati arrostati. Non deve essere una bella cosa. E già. Perfetto, abbiamo preso la gemma. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo prima del cinghiale. Ok. Ta-ta-ta. Bravo Crash. Bravissimo Crash. Sei molto bravo, molto bravo. Native Fortress. Direi che questo è l'ultimo livello dell'isoletta, quindi completiamo l'isoletta e poi possiamo salutarci. Questo sarà l'ultimo livello che faccio per oggi, per questo video. Mi fa caldo. Ok, cominciamo a raccogliere i figli di della fidanzata di Crash, non mi viene il nome. Mi viene da dire Lola Bunny, la fidanzata di Bugs Bunny. Allora, opla. Lo sapevo che mi avrebbe colpito, faccio sempre lo stesso errore, mi colpo in questo gioco. Penso di poter saltare il coso di fuoco, in realtà io non lo posso saltare. Devo avere pazienza, ma io non sono un tipo paziente. Altrimenti andrei dal medico per essere paziente. Va bene, battute a parte, non ne farò più per questo video, negli altri video ne farò, sì, certo, è certo che ne farò, che cosa sono io, ho anche l'angolo della risata da portare avanti, almeno vi mostro cose, morite tutti, opla, ok, checkpoint ottenuto, stiamo procedendo molto velocemente. Anche questo livello credo che non si possa completare perché ci servirà una gemma speciale. Come in quasi tutti i livelli ci serve una gemma speciale. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio del primo Crash è che appunto servono un sacco di gemme speciali per completare soprattutto i primi livelli. E poi è che le gemme speciali si ottengono tutte alla fine del gioco. Tutte quante alla fine. Quindi, non è possibile completare
livelli iniziali fino a più di metà di gioco. È un po' che, una cosa un po' brutta, però vabbè. Era il primo Crash, erano tutti esperimenti. Allora, saltiamo qua, prendiamo questa cassa, ma tanto non ci serve. Saltiamo anche qui. Io ti odio. Quanto li odio questi cosi qua. Muori, devi morire. Tac. E tac. Perfetto, saltiamo sul coso di fuoco. Ah, mi ha beccato, non importa. No! Ce l'avevo quasi fatta! Ah, dannatissime fiammelle. Culo. Muori, devi morire. Ok, salto la pianta. Nuova disciplina olimpica, il salto della pianta carnivora. Ok, adesso si attiverà il coso. E che... Ecco qua. Ok, così si fa. E... Ok, sono arrivato al checkpoint. Ogni volta che vedo un checkpoint... Il problema è che non è neanche uno dei livelli più difficili di questo. Ne arriveranno altri. In particolare uno in cui saremo... in bilico tra la vita e la morte, sopra un ponte, in mezzo al nulla. E come potete vedere, qua ci servirà una gemma speciale per completare il livello, per questo non sono andato nel bonus. Quindi, due, e... Ah, accidenti. Qua ci vuole velocità e tempismo. Io manco sia di velocità che di tempismo. Ok, uno, due... Muore pianta. Salta. Ok, saltiamo il fosso. Salta il rospo. Salta anche la rana. Chi non salta. L'avete capito comunque. Allora, uno, due, tre. Ok. Per il rotto della cuffia, eh. Per il rotto della cuffia. E pensare che io neanche vado in piscina. Questa battuta l'avevo già fatta, ma non importa. Io riciclo battute. Guardate quante vite qua, guardate. In realtà sono tutte quelle che abbiamo perso in questo livello. Però non importa. Non importa, a noi fanno sempre piacere avere un po' di vite in più. Mannaggia voi, mannaggia. Vabbè, vabbè, rifacciamo da capo. Vabbè, saliamo. Ok, che bello questo livello. Che bello, bravo. Super. Ok, saliamo qua. Saliamo qua, castellà. Tra l'allero là la vita me la prendo, però, scusate. Sono tirchio. Ok, è andata tutto bene questa volta. Questo livello mi si era bloccato prima. E ho perso tutta la registrazione, però ci sono arrivato a tempo di record. Neanche 15 minuti. Wow, sono forte. Sono davvero forte. E adesso abbiamo sbloccato la nuova isoletta. Dove ci saranno altri livelli, nonché il secondo boss. Che andremo ad affrontare nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio, non mancate, non mancate. Bene, io quindi vi darei appuntamento al prossimo episodio e vi saluto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, commentate, fate qualcosa, condividete con gli amici. Ciao a tutti.